Subito in vantaggio il Cesena, è la prima azione della partita. Pellè, torre per Salvetti, controllo di destro e sinistro vincente. È trascorso meno di mezzo minuto. Sesto gol stagionale per il capitano bianconero, rete che andiamo a rivedere nel replay. Dopo una punizione di Possanzini, alta sopra la traversa, torna in avanti il Cesena, Del Core a Papavaigo, para Viviano. Insistono i romagnoli. Acrobazia di Del Core che meriterebbe miglior fortuna. Sull'altro fronte Possanzini ci prova dalla distanza. Sarti devia. Contropiede del Cesena. Salvetti trova un corridoio per Papavaigo che infila Viviano. 2-0, è il 33esimo, il senegalese festeggia così. Prima del riposo Salvetti impegna dalla distanza Viviano. Con le immagini montate da Carmine Regno siamo alla ripresa. Somma prova le due punte, manda in campo Kroll che si distingue però solo per i falli spesso inutili. Qui merita anche una ammonizione. Non succede nulla fino al 36esimo, punizione di Cortellini a spiovere che Sarti non riesce a deviare. 2-1, l'ultima occasione però del Cesena. Salvetti a Del Core, colpo di testa innocuo. Inutile l'arrembaggio finale delle rondinelle, finisce 2-1. Il Cesena torna al successo dopo 8 turni grazie ad un ispiratissimo Salvetti, ad una buona prestazione di tutta la squadra. Il Brescia paga il gol a freddo, buono l'esordio di Lima, troppo solo invece Possanzini davanti almeno per un'ora buona. Il Cesena si rende più volte pericoloso e merita il successo. È tutto, linea fra...